era l'Italia. Va Italia. Io vengo da qui, da Palermo. È il centro, forse la città dove si è creato l'Italia. C'è una piazza a Palermo, si chiama Piazza della Rivoluzione, ed è la piazza dove tutta la rivoluzione ha avuto inizio, dove immaginiamo la Sicilia, una Sicilia piena di gente sottomessa dalla nobiltà antica, e quindi a un certo punto era unita, tutti i giovani, tutti i lavoratori, per conquistare l'Italia, renderla un unico paese, dove nessuno veniva più sfruttato, dove tutti erano liberi e dove potevamo costruire il paese più bello, giovane, dove governavano i giovani verso un futuro migliore. È quello che non sta accadendo più. Si è unito all'Italia, che comunque è sempre divisa. Immaginiamo, non c'è più nord e sud, ma è divisa in tre parti. Il nord che ha una sua indipendenza e vuole staccarsi dal resto d'Italia. Il centro che è un po' confuso, è governato più che altro da una città sola che è Roma, solamente perché c'è la politica. Tutta l'economia italiana confluisce in questi centri qui, che sono o alcuni industriali che tengono il potere industriale, o Roma, il potere politico. Tutto il resto sono delle valvole di sfogo economico, nel senso che tutti i soldi dell'Europa dovrebbero sistemare a tutti questi paesi, la Sicilia, Palermo, in realtà si fermano qui, o a tutte le persone che lavorano per la politica che vivono qui. L'Italia diventa quando noi facciamo un esempio, io faccio un esempio un po' più quando parliamo tra di noi, tra amici. In una realtà normale, immaginiamo in una giungla, chi non lavora, chi non va a caccia, dovrebbe piano piano dimagrire, non riuscire più ad avere le forze e morire. Chi lavora dovrebbe, chi va a caccia dovrebbe cacciare gli animali, mangiare e portare con altre persone, quindi continuare a vivere. In Italia è tutto il contrario, chi lavora dimagrisce, ha preoccupazioni, i figli non riescono a studiare e ha paura di morire in ospedale, se va in ospedale. Chi invece non fa niente, ingrassa, ha sempre più soldi e naturalmente sposta i soldi pure ora con la nuova regola internazionale pure fuori dall'Italia. In realtà questo è un paese che sta combattendo di nascosto una guerra, una piccola guerra civile. La guerra civile è l'Italia, il bel paese, la giovane Italia, che era uno scritto che raccontava come doveva essere il paese unito, e adesso questo paese ancora cerca di combattere contro la cattiva Italia. La cattiva Italia della mafia, per esempio, della politica, che è uguale. In Italia quando dici politica e mafia, dice la stessa cosa, è una battaglia continua tra la legalità, la politica e la mafia, che adesso sono in comune accordo. La battaglia è continua, ad esempio a Palermo, che è la città dove dice quando si racconta la Sicilia si racconta mafiosi ed è giusto. In realtà è una città dove si combatte divisa a metà e i cittadini combattono dentro il bar, prendi il caffè con chi accanto uccide o sfrutta il lavoro di qualcun altro e tu sei quello che lo denunci e che magari fai il poliziotto e lo arresti e sai benissimo che poi arriva una telefonata da Roma e lo libera. Sai benissimo che se tu fai la tua azione legale rischi la vita, ma lo fai lo stesso. È un po' come il Far West, dove chi ha coraggio ha veramente coraggio, è un eroe.